Temo. Anch'io. Mi perdoni, padre, perché ho peccato. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quali sono i tuoi peccati, figliolo? Ogni giorno, padre, sento il bisogno di confessarmi, ma adesso non riesco nemmeno a ricordare come mi chiamo. Ciao Pietro, com'è andata la giornata? Che stai facendo? Buonanotte, Pietro. Non mi piace che viva qui. Non l'ho scelta. È la mia famiglia. Dio perdona tutti i nostri peccati. Che cosa hai fatto? Le cose erano molto più semplici dove sono nato. Adesso il mondo è troppo grande. E la via del Signore, la giusta via, sembra perduta. Sento che la mia fede è stata messa alla prova. Basta! Non è che mi ascolti! Mi stai
attimo. Sto provando a parlare con te. Stop. Non ti sopporto. Va bene, dai, non ti chiamo. Mi sono trasferito da mia sorella di recente. Lei è cambiata. È questo posto che cambia le persone. Ha perso la retta via. Dovevo fare qualcosa, capisce? È il nostro dovere farlo. Non capisco. Le urla padre, mi perseguitano. C'era il diavolo in camera con lei. La torturava e poi qualcosa è cambiato. Sembrava che lei volesse essere torturata. Sono un codardo, ero così confuso. Figliolo, devi confessarti o non avrai pace. Io guardo mia sorella e questa città, lei era così innocente, così pura. Ciao Pietro, com'è andata la giornata? Allora ti va di accompagnarmi? Devo uscire, vieni con me. C'era troppo rumore per poter pregare. La persona che l'ha corrotta mi era entrata nella testa. Così ho deciso che doveva andarsene. Volevo solo spaventarla. Signore aveva altri piani e l'ho colpita, padre. L'ho colpita, padre. Ma tua sorella? Ma tua sorella, figliolo? Ho finito, padre. Mi sono confessato. Non hai sbagliato, figliolo. Ai giorni nostri i buoni e vecchi metodi stanno scomparendo. C'è bisogno di gente come te per combattere in questo mondo ormai all'abbandono. 20 Ave Maria e 10 Padre Nostro. Il Signore ti ama e ti perdona. Ti libero da tutti i tuoi peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.